Oggi vedremo un esperimento. Ho deciso di provare a fare i tarocchi a Gaia, la Madre Terra. Non so cosa ne uscirà, vedremo, ma è un esperimento interessante. Gaia è una vera entità, reale, e non una rappresentazione ideologica di un qualche stato d'animo, la cosa potrebbe funzionare. Andiamo a vedere. Oggi dunque useremo il metodo chiromantico nella lettura dei tarocchi per conoscere la situazione di Gaia, della nostra madre terra. In questo modo otterremo delle valutazioni sulla situazione e consigli per agire correttamente. Questo metodo si basa sull'estrazione di 7 carte che sono disposte sul tavolo per rappresentare una mano. Dopo aver mescolato l'intero mazzo per 5 volte, lo si divide in 5 mucchietti e si invita il consultante a sceglierne uno. Rappresentare Gaia e quindi connettermi a lei in modo che lei scelga il mazzo di carte. Ora mescoleremo solo questo mazzo per 5 volte, poi si stendono le carte sul tavolo e bisogna sceglierne 7. Ogni carta va posta appena scelta nella propria posizione, seguendo lo schema della mano. Cioè pollice, indice, medio, anulare, mignolo, il palmo e il lato destro del palmo. Il pollice o dito di Venere rappresenta gli affetti, la vitalità, la fertilità, la capacità di seduzione, la sensualità e l'erotismo. L'indice, invece, o dito di Giove, rappresenta la volontà, l'ordine, l'autodisciplina, l'abilità nel comandare, l'ambizione, la religiosità, il rispetto per le tradizioni. Il medio, chiamato anche dito di Saturno, rappresenta la concentrazione, lo studio, la ricerca, l'analisi, i dubbi, l'amore per il sapere e l'attrazione per l'occulto. L'anulare, o dito di Apollo, rappresenta le capacità artistiche, il senso estetico, la capacità critica, l'amore per la bellezza e l'armonia, anche in ambito sociale. Il mignolo, o dito di Mercurio, rappresenta l'intelligenza, l'eloquenza, la diplomazia, la vita sociale, l'abilità pratica, l'amore per il denaro. Il palmo, o pianura di Marte, rappresenta la forza in tutte le sue manifestazioni, il coraggio, l'orgoglio, l'attività fisica, la resistenza, lo spirito di sacrificio. Mentre il lato destro, o monte della luna, rappresenta l'immaginazione, i viaggi, la memoria, la fantasia, ma anche la passività, la tendenza a sognare a occhi aperti.
pollice 6 di coppe, ricordi. L'indice 5 di bastoni, passaggio. Il medio il mondo. L'anulare il sole. Il mignolo compagnia. Il palmo 2 di coppe, passione. E per il monte della luna troviamo la regina di denari, l'ereditiera. Andiamo a vedere nello specifico. Allora, il pollice rappresenta gli affetti. Significa che Gaia si deve ricordare della felicità del passato e trarne forza per il presente, ricordando la sua vera forza. Come si sentiva prima delle invasioni, prima di essere manipolata. L'indice. Questo dito rappresenta la volontà. Significa che Gaia ha decretato di avviarsi verso un cambiamento profondo, in un viaggio verso qualcosa di completamente nuovo. Il medio. Questo dito rappresenta la ricerca, l'analisi e i dubbi. Significa che il mondo avrà una condotta virtuosa che spezzerà la catena della sofferenza. L'anulare. Questo dito rappresenta la capacità critica. Questa carta rappresenta il sole, ossia la chiarezza. Significa che solo chi è attento al sentire e al percepire, solo chi è sulla via del risveglio, potrà percepire la verità e ascendere con Gaia. La luce del sole non arriva a illuminare i cuori o a rischiarare le menti. Quindi la scelta sarà dell'individuo singolo, come in effetti sappiamo. Il mignolo. Questo dito rappresenta l'eloquenza e la diplomazia. La carta è la compagnia. Significa che il mondo, e qua si intende anche come umanità, naturalmente, dovrà imparare a condividere e dare valore ai pensieri dell'altro. Nel palmo troviamo il 2 di coppe, che rappresenta la passione. Il palmo invece rappresenta la forza e lo spirito di sacrificio. Significa che Gaia troverà la forza nell'amore. E l'ultima carta, il monte della luna, abbiamo l'ereditiera, la regina di denari. Poiché questa carta rappresenta la fantasia e la passività, significa che Gaia offrirà il suo sostegno in cambio di un risveglio alla comunione e alla connessione con lei. L'esperimento di oggi è stato un vero successo, ha sorpreso anche me. E questo è fantastico. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo presto.